Non è così in anticipo. Ancora più particolare. Molto bene. È una cosa che fanno sempre più spesso, nel senso che ci sta alla fine volere unire agenda e diario. E allora, le soluzioni possono essere tre: o si prendono cose del genere, quindi un'agenda, però queste agende, quindi 365 giorni, però queste agende partono da settembre. Quindi possono essere appunto date ad alunni, studenti o chiunque senta che l'anno ricomincia a settembre e non effettivamente a gennaio. Esatto, questa è l'edizione Harry Potter, scritto Lumos. Sì, dentro è fatta in modo normale. Non ce l'ho la grande edizione Harry Potter, mi sono rimaste solo quelle piccoline. E come l'altra, anche questa. Delle pagine molto belle.
seconda opzione posso avere qualcosa del genere. Questa è molto carina, kawaii. C'è scritto yesterday, today, always smile. Questa è particolare. È l'opzione che le consiglio di più. Perché sì. E anche sono anche proprio carine le figure. Molto carine. Oppure terza opzione. Possiamo avere dei veri e propri quadernini, quindi questo è un po' più impegnativo perché diciamo che deve fare tutto lei, però questi quadernini così, ce lo sia così piccolo. Esatto, quindi lei scrive. Come vuole, questo sicuramente è ciò che dà più spazio alla creatività, questo sì. E poi posso avere un qualcosa ad intonita, identico, le pagine sono così. Identico, dipende anche. Posso avere un qualcosa di completo, un set. Questo è un esempio. Ne abbiamo il block notes. Abbiamo le cartine per segnare i punti, i capitoli, eccetera. Molto comodo. E qui abbiamo l'agenda. Vuoi fare un regalo? Esatto, quindi ogni giorno vai poi avanti. Semplicemente, e anche la penna. Quindi sì, questa può essere un'altra opzione. Chiudo anche questa. Ti piace il secondo, quello un po' kawaii, quello rosa? Ok, la metto da parte. Poi ti serve altro. Ok, allora come bianchetto posso avere queste opzioni. Questo è il solito
sia un correttore a secco ed è il vantaggio che è subito riscrivibile e appunto non ha bisogno di asciugatura, quindi non si fanno pozzi. Però non so per quale motivo io ho sempre amato invece quelli liquidi. Una cosa, evidenziatori. Allora, io ti chiedo, vorresti quelli fluo? Me ne sono rimasti troppi. O questi qui. Io solo gialli fluo. O della tratto video. O della buffetti. Oppure ho questi. Ora possiamo avere questo giallo che è un giallo sì leggermente meno fluo. Oppure questo è la buffetti che è molto e poi possiamo avere invece cosa che io preferisco decisamente. Ah, scusami, mi sono scordata anche questo. Questo è diciamo un fucsia blu. Te lo faccio vedere sopra rosa. Più blu, leggermente più scuro. Non c'è così tanta differenza, però fra i due preferisco questo, sinceramente. Oppure, come gli stabilo color pastello, non li hai mai visti? Davvero sono bellissimi, li preferisco agli evidenziatori normali. Te li faccio vedere. Possiamo avere il verde, l'azzurro,
No, purtroppo non abbiamo più il set, ce l'abbiamo solo scusi. Thank you.